6 luglio, 6 ottobre, sono trascorsi 3 mesi. Il ricordo di quella partita è che cosa dovrà fare l'Italia per evitare di soffrire come in quella, forse l'unica partita. Ciao Donatella, sicuramente il ricordo è ancora vivo e le emozioni ancora impresse nella nostra testa, nella nostra mente e nel nostro cuore. Fu una partita difficile, ce lo ricordiamo tutti, credo che dovremo essere lucidi in tutte le fasi della partita, quando avremo palla, quando non l'avremo, quando dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni quando ce le concederanno e avere un po' più di lucidità, come ti ho detto, nella fase iniziale dell'azione, con grande rispetto per la Spagna perché conosciamo le loro grandi qualità, però riuscendo a gestire meglio le varie fasi della partita. Volevo chiederti, da giocatore di grande esperienza, da capitano della Juventus, da capitano della nazionale, quello che è successo a Firenze l'altro giorno, l'altra sera, credo abbia colpito un pochino anche te, nel senso che poi sei stato uno che ha fatto sempre degli appelli, sei stato uno che è sempre stato attento al tema, di questi comportamenti discriminatori, obiettivamente. Ti sembra arrivato il momento di fare qualcosa di più e semmai cosa? Perché, sembra che questa storia non debba mai finire. Io credo che sia inaccettabile che ci debba essere uno sforzo da parte di tutti, però alla fine servono le regole, servono leggi, regole che vengano applicate. Questa credo che sia la cosa più importante. Mi sono vergognato come italiano, come toscano, sicuramente. C'è vergogna perché poi in Europa tante persone parlano dell'Italia come un paese razzista e penso che non lo sia. Uno sforzo in più va fatto tutti. Io cosa ora non te lo so dire e credo che ci siano persone più adatte di me a trovare le soluzioni adatte, ma qualcosetta in più va fatto perché sennò da fuori stiamo dando una brutta immagine di noi stessi. Giorgio, ci sono parecchi battaglie contro la Spagna. Ti vorrei chiedere in cui ti sei sentito più forte contro gli spagnoli e in cui più deboli, e se mi puoi dire un giocatore spagnolo con cui ti avrebbe giocato piacere. Grazie. La più debole è facile, la finale di Kiev, credo, da parte di tutti, non eravamo pronti ad affrontarla e ci hanno surclassato in ogni momento della partita. Quella che ricordo con più soddisfazione è chiaro che è questa semifinale, perché il risultato è stato importante, nonostante poi durante la partita avessimo sofferto, ma credo che faccia parte del gioco. La partita in cui secondo me abbiamo, fra virgolette, dominato di più, penso sia stato l'Europeo del 2016, in cui la Spagna era un po' a fine ciclo e con l'allenatore giocammo una partita di altissimo livello. Il giocatore, io uno di quelli degli spagnoli che ho sempre ammirato, non l'ho mai nascosto, è Sergio Ramos. Da avversario credo che abbia una leadership incredibile. Poi mi ricordo sempre dalle prime partite di Fernando Torres di essere un giocatore fantastico. Io ci ho giocato contro addirittura nell'Under 17, ad un Europeo Under 17, quindi veramente una vita fa. E abbiamo fatto tutto il percorso chiaramente insieme in modo parallelo e ci ho giocato contro fino a 30 anni passati, lo ricordo sempre con tanto affetto. A Giorgio volevo chiederle se si sente un po' l'Ibrahimovic dei difensori. Mi spiego, lui ha appena compiuto 40 anni, però ancora ha voglia di giocare, di vincere, nonostante qualche acciacco. Tu ne hai qualche anno in meno, ma sei anche tu, fai parte di quella tipologia di calciatori che sembrano quasi immortali, calcisticamente parlando. Ibra è un'entità talmente alta che lasciamola star lì. Sì, è un giocatore incredibile che ho avuto la fortuna di giocarci insieme ed anche contro durante tutta la mia carriera. Sono contento di quello che sto facendo, mi sto godendo ogni momento e paradossalmente di questa vecchiaia calcistica me la sto godendo ancora di più perché poi dai 32-33 anni in poi veramente mi sono goduto ogni istante molto di più degli anni precedenti che magari sono arrivato anche più avanti in tante competizioni.
Mi diverto, vediamo dove arriverò e mi godo ogni istante con tanti ragazzi che mi danno energia. L'immortale capitano, volevo chiedere quanto questo suo momento bellissimo, straordinario, personale anche nella Juve, attinga energia e leggerezza dal percorso europeo, dal di essersi tolto quel vuoto in bacheca rappresentato da un titolo assoluto continentale, quanto questo abbia influito in una macchina da guerra come la sua. A me non pesava non aver vinto, sinceramente, nulla a livello europeo, quello niente, però le emozioni che ho vissuto negli ultimi mesi sono state una carica di energia incredibile, indescrivibile. Voi che l'avete vissuto insieme a noi, credo che in parte riuscite anche a comprenderle, ma di fuori non è neanche così semplice. Mi ha dato una grande spinta per essere sempre qua, per continuare e per avere anche quella leggerezza che mi permette di affrontare le partite e tutte le varie situazioni in questo modo, come ho dimostrato anche nei mesi di questa nuova stagione. È stata linfa vitale e sono felice, basta, solo quello.